Salve, sono Angela della Beable ed oggi vedremo insieme come configurare Asterisk e FreePBX. Buona visione! Per prima cosa vediamo insieme come accedere a FreePBX per poi creare un interno IAX e SIP. Accediamo quindi a FreePBX aprendo un qualsiasi browser ed inserendo nella barra degli indirizzi l'indirizzo IP del centralino. Selezioniamo FreePBX Administration e quindi inseriamo il nome utente e la password. Le credenziali d'accesso di default sono admin come nome utente e admin come password. Una volta effettuato l'accesso, posizioniamoci in interni e creiamo il nuovo account SIP. Inseriamo il nome dell'interno SIP, il nome da visualizzare e l'alias. A questo punto inseriamo la password. Successivamente andiamo a definire la voicemail, quindi abilitiamo la voicemail nell'area relativa, inseriamo la password e l'indirizzo email e definiamo la ricezione della voicemail in allegato. Ovviamente, nel nostro caso, l'email sarà ricevuta direttamente in Zimbra. Infine, andiamo a salvare le operazioni effettuate. Adesso andremo insieme a collegare l'interno SIP all'interno di Zoiper. Zoiper è un softphone gratuito, installabile sia su Windows che su Macintosh, ma anche su Linux, è molto semplice da installare così come da configurare. Infatti andiamo nelle impostazioni, scegliamo aggiungi interno SIP, inseriamo il numero dell'interno, l'indirizzo IP, il nome e la password precedentemente inseriti e quindi scegliamo salva. Infine accediamo di nuovo a FreePBX. Nell'area asterisk info, rapporto completo, andiamo a verificare che l'interno SIP si sia correttamente registrato. Quindi andiamo nell'area SIP e vediamo che in corrispondenza dell'interno è presente la voce OK. Andiamo a effettuare le stesse operazioni per l'interno IAX. Quindi sempre in interni, scegliamo IAX. E quindi andiamo a inserire gli stessi dati dell'account precedente, quindi il numero dell'interno, l'alias, la password e andiamo ad abilitare la voicemail. Quindi nell'area corrispondente, abilita, inseriamo la password, l'indirizzo email. Abilitiamo la ricezione in email come allegato e andiamo a salvare. Adesso andiamo insieme a vedere come configurare anche un account IAX in Zoiper, ricordando che Zoiper è disponibile anche sull'App Store e quindi configurabile sull'iPhone, rendendo lo stesso un interno del centralino. Quindi, anche se ci troviamo fuori dall'azienda, siamo raggiungibili al nostro interno. Ritornando alla configurazione di Zoiper, inseriamo l'indirizzo IP di Asterisk, il nome e la password dell'interno e quindi andiamo a salvare. E anche qui adesso andremo insieme a vedere come verificare che l'interno si sia correttamente registrato. Quindi di nuovo andiamo in asterisk info, rapporto completo e nell'area IAX andiamo a verificare che l'interno è correttamente registrato. Adesso invece andremo per ultimo a creare prima un gruppo di chiamata e poi a configurare le rotte in ingresso e le rotte in uscita.
Quindi ring group, inseriamo il nome e gli interni che faranno parte di questo gruppo. Infine andiamo a definire la destinazione in caso di nessuna risposta. Solitamente si inserisce uno degli interni presenti appunto all'interno del centralino. Salviamo le impostazioni e infine appunto andiamo a definire prima la rotta in ingresso e poi la rotta in uscita. Quindi tutte le chiamate ricevute saranno reindirizzate al ring group appena creato. Quindi in destinazione andiamo a inserire il ring group. Nei tutorial seguenti vedremo come creare e configurare anche un IVR, quindi la ricezione di una chiamata parte l'IVR che può smistare le chiamate a determinati interni. Nelle rotte in uscita andiamo a definire il nome della rotta e il pattern, ossia il numero di preselezione che instrada la chiamata al centralino. Definiamo il tronco e quindi il numero di uscita dal centralino stesso. E infine andiamo a salvare.